Ok, let's continue. Sì, una volta che inizia una fazione continuiamo con questo. La guerra effettivamente l'hanno vinta gli italiani alla fine. Con l'aiuto dei francesi, degli americani e degli inglesi, ma l'abbiamo vinto. Certo che te li danno. E vabbè, le kill vanno e vengono. Che cazzo? Minchia. John K007 si è messo con la mitragliatrice, maledizione. Ma non avevamo un mortaio una volta da sto lato, me lo ricordo male io. Effettivamente forse non ci sono genieri, quindi... Tu mi pari abbastanza morto. C'è un tizio morto con la pipa qui. Cazzo, porca puttana, John! Non riesco a vedere dove sei nascosto, brutta merda. Attento che è da sto lato dove stai correndo tu. Mi sa che l'hai trovato. È tutto a sinistra, vero? No, dai, minchia, era un buon tiro, come cazzo ha fatto a non morire? Ma rompici i coglioni. Minchia, l'ho ribeccato, porca puttana. Giusto, giusto, tanto a piazzare dove ero io. Mi era girato tutto il fronte, maledetto bastardo. Vai, vai, divertiti. Di nuovo, brutto stronzo! Minchia, 5 kill per colpa sua. Pezzo di merda. Minchia, gli italiani stasera... Io, raga, a memoria mia, ragazzi, ricordatevi quante partite ho fatto, più di 300 partite sui Sonzo. Non ho mai beccato una squadra di italiani così agguerrita. Quando gioco con gli italiani sono sempre dei pirla, allucinanti. Stasera sono tutti tipo iperdrogati. Vi giuro che non ho mai giocato una partita con degli italiani così ben organizzati. Solitamente sono totalmente rincoglioniti e non so neanche montare le difese. Pure i bot mi ammazzano, guarda, raga. Mai avuto un inizio game così merdoso. Sono morto 7 volte senza fare niente. C'entra. No,
però sto solo entrando, appena entro in partita vengo subito ucciso, ho degli spawn di merda. Cioè, spawn forse in mezzo al cazzo di nulla, mi vedono immediatamente. No, mi è capitato settimana scorsa di avere una serata che è proprio. Una serata no, ho detto no raga, stacco perché veramente non ce la faccio più, ma sto. Di nuovo sono morto, stavo dormendo letteralmente in piedi. Cioè, raga, non ho mai avuto. 0-9 sto facendo, non mi è mai capitato. Ma veramente una serata di merda. Sì, ma B è veramente la patria dei camperoni. Sì, ma in B veramente sembrano tipo tutti John Rambo, sono nascosti nell'erba, non si vede niente. Ah, grazie. Grazie per avermi avvisato quando era troppo tardi. Quando me l'hai detto già mi avevano sparato più o meno. No, raga, veramente, raga. Non ho mai fatto una partita così vergognosa in Isons. Ma io tutti questi non li ho mai visti in game, mai una volta in vita mia. Non conosco nessuno di quelli che stanno giocando. Di nuovo John Merda mi ha ucciso. Non proprio. Sì, non hanno mai messo una chat integrata. Non so se anche se la metteranno. Avevo letto qualcosa tempo addietro se ne parlava, ma non so se hanno. Se è un problema che hanno loro che non riescono a farlo, perché ho pur sempre uno studio indie, non è un AAA, forse non hanno magari trovato un modo utile per poterci riuscire con pochi soldi. Ma che problemi ha le mani il mio personaggio? Lì al contrario. Ovviamente sono morto. Raga, non ho mai fatto una partita così schifosa da quando gioco ai Sonzo. Cioè, ti rendi conto che abbiamo 105. No, io mi rifiuto di cambiare team, però cazzo è vergognoso. Vabbè, può pure essere il fatto che comunque non giocavo Fjord in attacco da una vita, quindi può essere anche quello, perché l'ho sempre giocato a difensiva, quindi. Su console? No, non penso sia questione di hack. Sì, ma non c'è il crossplay tra PC e console. L'unico crossplay è tra Xbox e PlayStation, non esiste. È tutta la partita che sto spawnando e morendo. Ancora non sono riuscito a fare una kill per questo motivo. Boh, a me non credo che sia possibile cheatare in questo modo. Poi magari mi sbaglio, ma non voglio dare la colpa di certo ai cheat per il fatto che sto giocando di merda.
Finalmente la mia prima kill della partita, ragazzi. Che mi hanno fatto saltare con le bombe a mano. Tu sei killer, tu almeno hai fatto 6 kill, io ho fatto 2 e sono morto 18 volte. Stanno disinnescando, merda, dobbiamo impedirglielo. Ma minchia, troppe bombe a mano. Ci stanno massacrando. E stanno disinnescando pure, merda. Di nuovo, pure io. Vabbè, la granata è facile, dai, obiettivamente, cioè, butti su B è abbastanza semplice, devo incastrarci qualcuno dentro. Non vedo niente. E comunque ci stanno facendo il culo a stelle strisce. E sono molto preoccupato però perché non penso che avremo le forze di... B forse sì, ma guarda quante risorse abbiamo. Pochissimi uomini, non so se ce la faremo. Sì, B l'abbiamo preso ormai. Esplodi, bomba di merda. Ecco. Sono appena esploso. Raga, non ho mai fatto veramente una partita così schifosa. Qua sarà veramente difficile. Eccola là. Che ha la fiera delle bombe a mano. Ah, Cristo, ma tutte ste bombe a mano da dove arrivano? Ma che cazzo? Kill him! Ti sbaglio, non ne abbiamo più, siamo in riserva. Ancora bombe a mano, che coglioni.
meno male. Ma basta con queste bombe a mano, quante cazzo ce ne sono? Ma ovunque sono! Ma è possibile mai che giusto giusto vado a beccare bombe a mano ovunque vada? No, vaffanculo. I don't believe this shit. Non ci voglio credere, ragazzi. Non mi è mai capitata una partita così. Porca puttana, che cazzo, ancora non sono entrati in game. Tutte ste bombe a mano mi stanno destabilizzando. Almeno ci sono uno stavolta. Sì, perché hanno sta. Cioè, hanno una buona strategia, si mimetizzano bene in mezzo alle frasche e aspettano che tu gli vai a finire in bocca praticamente. Non lo so, può essere. Questo spiegherebbe molte cose. Minchia quanti siete, porca puttana. Vedo che gli sei simpatico. La mitragliatrice fatta fuori.
Ti credo, stanno accadendo cose veramente allucinanti in questa partita. Anzi, shit. Song request. What do you mean, Duke? Ow. They're targeting me. I can't see shit now. Ah, fuck off. They got me. I have a lot to kill to do. Come on, you inept penis. Take this, bitch. C'è un po' di uccisioni con la mitragliatrice. Lo spotter sta facendo un ottimo lavoro comunque, mi sta beccando un sacco di nemici. Mamma mia, raga, veramente, comunque una parte così non me era capitata mai. Ah, fuck. È stato bello finché è durato. Già stiamo iniziando a recuperare un po' di kill, ragazzi. Ah, arrugginito no, secondo me ha avuto un inizio di merda e non mi sono più ripreso per quello. Cristo. Come ho beccato il cecchino senza il mirino.
Oh, intanto però la stiamo prendendo, quindi se continuiamo a fare pressione. Sto usando il mitragliatore, da qui ho la visuale mentre loro scendono verso di noi. Che sto stronzo col binocolo si è messo accanto a me? Maledetto stronzo, mi ha coperto la visuale. Mi ha dato a fanculo la mia strategia. Anche questa partita è bella sudata, devo ammettere. Ma hai fatto a sopravvivere a quello? Cazzo, ne hanno beccato con la mitragliatrice. No, raga, continua a fare pressione che stanno prendendo l'obiettivo. Perfetto. Fanculo John, t'ho beccato finalmente, brutto stronzo, è la prima volta che ti becco dall'inizio della partita. Cristo santo. Forza che è nostra, ragazzi. Porca troia. Porca troia, ste bombe a mano. C'era nostra, raga, come cazzo hanno fatto ad avanzare così rapidamente? Minchia, ci hanno distrutto tutte le retrovie, dai, siamo fottuti. Abbiamo perso tutto praticamente. Veloci, scavate, pezzi di merda, scavate! Minchia, siamo a chilometri di distanza, abbiamo perso. Muoviti, netto figlio di puttana, scala sto albero. Minchia, una parola. Sta merda, continuano a buttare bombe a mano.
Io ho ucciso uno e l'altro ho ucciso me, ok. Siete morti, eh? C'è pure il mortaio a scassare la minchia. Sì, ma probabilmente spawna. Fanno lo spawning con le bombe, che te devo dire. Con la perk l'assaltatore può avere 3 bombe a mano appresso. Poi se piazzi la scatola per le bombe a mano, altre due. Insomma, fatti un po' i conti. I don't believe this shit. Stanno aprendo il culo a stelle strisce. Minchia. Che sto abbandonando? Sto abbandonando proprio. Ma siamo agli sgoccioli. Cazzo, sta fottuto mortaio. Siamo in una fucking killing zone. Non sto abbandonando il campo di battaglia, perché mi spunta sta cosa? È arrivato John Cozza con la picozza e ci ha ucciso tutti. Cristo santo. Ci stanno attaccando pure le retrovie, se perdiamo la base siamo fottuti. Ma dobbiamo tentare tutto per tutto, se lo perdiamo abbiamo perso. Minchia, porca puttana, quanto è sudata sta partita di merda. Abbiamo un nemico in base. Cristo santo. Non è bello vedere tutte quelle mitragliatrici puntate su di te. Minchia, Erico, io, ma giusto giusto va a spuntare quello che punta verso di me in tutto lo spazio che hanno. Cioè, beh, sono queste le cose che mi fanno uscire pazzo, capito? Non è tanto il fatto che mi ammazzano, ma è il momento proprio perfetto in cui li uccidono. Che cazzo.
Mai, ragazzi, mai beccato un team di italiano così agguerrito. Tutti pirla li ho beccati io. Uno più pirla dell'altro, stasera sto beccando tutti i Joe Rambo della community di Sonzo. Cerco di venire da voi. Don't die, don't die. Io sono ipermorto. Mio Dio. Questa è la parte più difficile da attaccare. Io voglio capire come fanno a vedermi in mezzo a tutto sto merda di filo spinato, fiamme e fumo. Quello mi fa diventare pazzo. Non è il fatto che mi uccidono, è il fatto come mi uccidono, perché mi uccidono alla perfezione. Ora la mimetica buggata e magari sono blu e quindi sono più visibile, perché mi si è buggata la mimetica col cecchino. Minchia. Buttano bombe anche da vicino a casa mia. Ricarica pirla. Cagavirularia. No, neanche io sono mai morto così tanto sui Sonzo. Sì, una partita veramente dura. Solo quelle poche volte che mi è capitato che si è incornato di Empty Hall ho fatto tutte ste morti. Quel giocatore è veramente bravo, ma un giocatore, non tutta la squadra. Ovviamente ho beccato immortali. Oh, raga, io veramente. Avrei seriamente voluto giocare con un team del genere almeno una volta nella mia vita. Perché non mi è mai capitato di avere degli italiani così competenti in difesa. Cioè, stanno facendo tutto quello che possono fare corretto. Questa mappa solitamente mi dura 5 minuti perché solitamente non riescono a montare una minima difesa e i nemici sfondano trovando il buco. Qua invece hanno trincerato qualunque cosa. Dov'eri? Ah, sei sopra. Sono
provo a uscire dal bunkerino, c'è uno stronzo. Cioè, sì, ed è messo che butta bombe a mano come se non ci fosse un domani. Sta merda. Crepa, bastardo, John. Aspetta che piazzo sta minchia di bomba, non lo sta facendo nessuno. Preghiamo tutti i santi. Ok, un continuo bombardamento, cade un esplosivo ovunque, dai, mi sento letteralmente nella prima guerra mondiale. Boh, non so che dirti. La quantità di esplosivi che stanno lanciando è allucinante. Io vedo pure i nostri comunque che tirano parecchie bombe a mano, eh. Stanno disinnescando, porca puttana, ammazzateli. Cazzo, usate un bombardamento, ufficiali di merda. Ufficiali di merda. Siamo comandati. Sto piazzando. Botti gas. Cazzo, stanno passando! Fermateli! Stanno disinnescando, fermateli! Merda, hanno quasi disinnescato! Ok, perfetto. Muori, Thunder! La pacciazza tua! Beccatevi questo, testa di cazzo! Non è tanto divertente quando siete voi a saltare in aria, eh? Grazie ragazzi. Mio Dio. Che ti volevi nascondere? Ti avevo visto che ti stavi nascondendo qua, pezzo di merda. Se riesci fai fuori i mitragliatori perché sono quelli che romperanno più il cazzo.
qualunque cosa tu stia usando, l'importante è che copri e gli fai fuori le mitragliatrici, che saranno quelle che romperanno il cazzo quando avanzeremo. Quello è il cannone. Beccato. Che sbarramento. Porca puttana. Allora io gli ho buttato la bomba a mano dentro, quindi dovrebbe saltare in aria sto stronzo. Addio DC Thunder. Che gli smonto il cannone. Minchia col baldare. Vabbè, non importa, l'importante è che li battiamo sul tempo e gli prendiamo la base. Siamo tutti avanti. Cazzo, abbiamo fatto fuori. Dai, 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 che è quasi blu. Minchia, ne abbiamo persi tre in un colpo solo. Cazzo, già ne ho fatti fuori un bel po'. Dai, sto rientrando. Sono appena saltato in aria con una spaccamela. Sì. No, in realtà sono bilanciate. Sì, no, ma le ha ribilanciate. Se guardi la classifica siamo di nuovo pari. È durato tipo un secondo. Secondo me qualcuno degli italiani ha cambiato squadra e che stiamo perdendo, almeno mi fotto la vittoria. Cazzo, mi ha ucciso Pranzo. Ci servirebbe un bel bombardamento piazzato, esatto.
Per sfoltire gli stronzi da sopra in collina. Abbiamo nemici dietro pure. Non è un buon segno per ora. Hanno ripiazzato la base. Come on, quickly. Minchia, sono saltato. Col cannone. Hanno bombardato pure i nemici. Sta battaglia è un vero massacro. Pure io. Massacriamoli prima che riescano ad arrivare qua. Porca puttana, sto mortaio sta rompendo il cazzo. Dai, che è nostra, ragazzi. Abbiamo vinto. Mamma mia. Giustamente tutti i medagliati sono quasi tutti italiani, che sono tutti stronzi che buttavano bombe a mano. Maggior numero di uccisioni sulla distanza, mi sono preso. Maggior numero di uccisioni sulla distanza, maggior numero di uccisioni del plotone.